Era importante trovare la qualità contro una squadra che ha Gasperini che fa bene al calcio. Quando si perde 4-1 il migliore in campo è il portiere, insomma, magari se ci aiuta lei a capire cosa è successo oggi, anche da un punto di vista tattico, insomma. È successo che nell'ultimo periodo avevamo fatto molte cose bene, sia a livello di squadra che a livello individuale. Oggi qualcuna di meno. Però ci hanno messo molto del suo quelli dell'Atalanta, che hanno fatto una grande partita e che non ci ha trovato pronti nell'impatto alla gara. Chiaro che la differenza doveva essere più sottile di quello che si è visto poi nell'inizio della gara. E è lì che abbiamo fatto sicuramente male. Poi nel secondo tempo però noi l'abbiamo ripresa la partita, l'abbiamo portata tatticamente da un punto di vista di avere dei vantaggi proprio nel schieramento di squadra su quelle che sono le nostre qualità e le nostre caratteristiche, però anche lì non ce l'abbiamo fatta poi a mantenerlo questo vantaggio che ci eravamo ritagliati nel secondo tempo. Abbiamo ricommesso delle leggerezze, abbiamo ricommesso degli errori di impostazione, soprattutto quando avevamo palla, e loro ci sono ripartiti e hanno mantenuto invece quel livello costante di forza fisica e di qualità di gioco per tutta la partita, e lì è stata la differenza poi del risultato. Un pomeriggio. Ieri aveva detto si parlava di insidie, aveva detto: ecco, ho paura che questa squadra pensi di aver già giocato l'ultima partita prima della sosta, no? Adesso, al di là di tutto, ha visto, se non da parte di tutti, ma della stragrande maggioranza dei giocatori, forse una mancanza di concentrazione, di approccio? No, questa va sempre ad anticipare quelle che sono in campo le giocate degli avversari, fuori dal campo quelle che sono le insidie che si può andare a correre, perché il periodo è stato di quelli intensi, di quelli tosti effettivamente. E noi l'abbiamo un po' questo difetto di non riuscire ad essere costanti per lunghissimi periodi. Ora ce l'ha un po' meno, ma ogni tanto ce l'ha lo stesso. Prima ce l'aveva di più, per cui è segno che dobbiamo insistere, andare a lavorarci sopra, perché è evidente che oggi abbiamo un po' abbassato su quello che è poi il nostro standard di rendimento e il nostro standard di possibilità che abbiamo, insomma, ecco. Però è sempre una cosa per cercare di dirla prima, di modo che uno poi se ci mette un po' d'attenzione, ma può darsi che sia così, perché viene fatta a tutti, dopo diverse vittorie, di credere che la cosa ogni tanto ti venga incontro da sola, perché andiamo lì. Quando si viene a allenarsi sono sempre allo stesso modo. È chiaro che dopo diverse partite così ravvicinate poi non hai tempo per sviluppare degli allenamenti un po' lunghi, perché gli allenamenti si accorciano, i tempi di recupero debbono essere più importanti, e allora probabilmente è meno il periodo che hai la possibilità di renderti conto e di andare poi a guardare tra le righe di quelle che sono le possibilità e di quelli che sono i giocatori che hanno recuperato, quelli che... Però noi anche oggi abbiamo cambiato 3 o 4 elementi, per cui ci si puppano tutti quei discorsi che era meglio questo invece di quell'altro, e non
difficile. Quello che gioca male probabilmente era quello che avrei dovuto cambiare all'inizio. All'inizio nel senso che ho sbagliato come formazione, quello che gioca bene è quello che ho chiappato, però sono tutti i discorsi. E poi prima della partita uno va a considerare in maniera profonda e se quei sei o sette che ha fatto rigiocare della partita precedente hanno fatto bene o non hanno fatto male, dipende sempre dal campo e non si può tornare indietro, insomma, ecco. Io le cose le ho valutate come sempre, le ho prese in considerazione e le ho guardate da diversi punti di vista. Qualche volta mi sono messo a metà campo, qualche volta mi sono messo dietro la porta per rivedere gli allenamenti e per vedere poi come si comportavano. Buonasera. Vedendo che l'Inter ha perso proprio molti duelli individuali, anche sulla corsa, sull'uno contro uno, che ad esempio anche nel secondo tempo, quando l'Atalanta ha un po' abbassato, non c'è stata la convinzione, l'intensità per cercare il pareggio. È possibile che sia stata anche una questione fisica e che il gran correre dietro al Barcellona abbia proprio prosciugato di energie? È stata questa una concausa? Allora sono andati più forti di noi, ma questa è una qualità della squadra di Gasperini. Loro sono bravi a scegliere giocatori che hanno poi queste caratteristiche, ecco. Noi ne abbiamo altre, dovevamo probabilmente portare il discorso, però oggi non siamo stati bravi né a fare questo né a fare quello. Se riesci a chiuderli da una parte perché tatticamente hanno il tutta fascia e riesci ad ammucchiarli con cinque difensori, come è successo dopo aver pareggiato nel secondo tempo, è chiaro che c'hai vantaggio e poi li abbassi e li schiacci anche troppo. Se quando vai a mordere poi gli concedi di fare uno scambio sulla via di mezzo, poi loro ti trovano il quinto dall'altra parte e al quinto o gli rimonta addosso il terzo attaccante o se no al libero fino al quarto difensore, fino alla tua area di rigore. Destruzione.